tutto pronto, partiti il Gardone 2011. In testa ci va il Kasim dall'esterno su Gol Sprinter, poi Crafty Roberto Cazzassa che rimane in coda al quartetto, con il Kasim che dopo aver preso l'iniziativa tende immediatamente a gestire la situazione su Gol Sprinter che rimane secondo, al largo invece Crafty Roberto col cap nero, ultima posizione per il favorito Cazals. I quattro comunque racchiusero lo spazio di pochissimo lungo l'arco della piegata, con Kasim che tiene la leadership su Gol Sprinter che infatti si limita ad accompagnare. Al terzo posto un paio di lunghezze scarse Crafty Roberto, con Cazals che rimane sempre per vie interne in coda ai quattro. Cavalli che sono entrati in retta d'arrivo, con Kasim che dette sempre i tempi sul Gol Sprinter, Cazals che si fa sotto per via interna, invece Crafty Roberto viene via a largo in lunga progressione, con Kasim che inizia ad aumentare i giri, Cazals a comodo spazio tra il battistrada e Gol Sprinter, a largo Crafty Roberto, con Cazals che si prepara minacciosa al 400 passando in vantaggio ancora all'appoggio su Kasim, Gol Sprinter e Crafty Roberto, Cazals non ancora richiesto in maniera decisa dalla sua fantina è passato in vantaggio e deve fare i conti con Kasim che prova a tornare, ma Cazals all'ultimo furlong apre decisamente rubinetti e non appena lo fa lascia sul posto Kasim. 1-2-3 per Cazals da imbattuto che vince il Gardone con il minimo sforzo. Benissimo. Al secondo è Kasim, poi Gol Sprinter e Crafty Roberto. Si va dritti dunque le Guinee con Cazals, Umberto Rispoli, ancora una volta la lento di 7, ancora una volta Bruno Grizzetti al training.